Sindaco, c'è qualche nome che circola con maggiore frequenza ultimamente per la presidenza del Braga? Ma noi abbiamo fatto una terna direi di tutto rispetto, dove c'è la dottoressa Paola Di Felice, c'è l'avvocato Valente e c'è la dottoressa Rizzi, una terna direi ottima, tra l'altro condivisa con tutti gli enti, quindi Comune di Teramo, Comune di Giovanova, Provincia e Regione hanno condiviso la terna, ora vedremo chi il ministro vorrà nominare. Però mi sembra che... Però c'è la professoressa Di Felice che si aggira qui nel Comune, non è che lei è la favorita? No, la dottoressa Di Felice ha un ottimo curriculum, si aggira nel Comune perché è una dipendente comunale e quindi è giusto che sia qui, anche perché credo che debba incontrare l'assessore Luca Antoni, che è l'assessore di riferimento. No? Non c'è nessun altro motivo oltre questo, anche perché non decido io, decide il ministro. A proposito dell'assessore Luca Antoni, rimpasto? No, non è oggetto, non è argomento di intervista. E invece della TEAM di cui avete parlato poco fa? È assolutamente argomento di intervista. La TEAM oggi c'è stata l'ennesima commissione, la quarta vorrei dire, per un provvedimento che è stato rinviato al 27 di agosto nel pomeriggio, dovremo votare per partire poi con la gara. Oggi c'è stato un altro momento di condivisione per quanto riguarda anche con l'opposizione. Io auspico che l'opposizione dia un voto favorevole a questo provvedimento perché è un provvedimento nell'interesse della città.